Sindaco, domani, salvo contrattempi dell'ultimo momento, si consegneranno i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di dissalazione nell'isola di Libero, un impianto che almeno nelle previsioni potrebbe servire anche per l'isola di Vulcano, ma non soltanto impianto di dissalazione, no? Sì, naturalmente è il primo importante passo di quel lungo cammino compiuto dal momento nel quale sono stato commissario, come ho avuto modo di vedere la raccolta di quasi 44 milioni di euro per le opere di dissalazione e di depurazione. Fermiamoci adesso a parlare in questo momento perché domani riguarderà appunto l'incontro relativamente alla dissalazione, così come lei giustamente ha detto che riguarderà l'isola di Lipari e l'isola di Vulcano, poiché l'impianto passerebbe a circa, dico per dire, vorrei essere preciso, 10 volte dall'attuale diciamo, erogazione di acqua, e quindi questo rappresenta una maggiore tranquillità e sicurezza nell'ottica appunto che ci siamo dati tutti quanti noi dell'amministrazione di affrancare per quanto possibile queste due isole dal servizio naturalmente delle navi cisterna, e così pian piano avverrà anche nelle altre isole. Un discorso di questo genere, oltre a darci una grande soddisfazione, ci mette naturalmente nell'ottica di guardare anche avanti, soprattutto per quello che riguarda anche l'energia, sarà un'energia pulita chiaramente perché verrà fatta attraverso i pannelli e quindi naturalmente anche un impianto, anche la distribuzione in una maniera più puntuale. Sono contento di poter dare questa notizia, si aspettano gli ultimi dettagli per poter cominciare a sottoscrivere i lavori. Sindaco, inutile nasconderlo, c'è una certa preoccupazione tra le maestranze e il dissalatore per quello che potrebbe essere il passaggio di gestione in una seconda fase. Certo, indubbiamente ci può essere la preoccupazione, ma io la sventerei questa preoccupazione, perché io credo che persone preparate in gamba, professionalmente valide come quelle che attualmente si occupano del dissalatore, sarebbe difficile trovarne da altre parti. Resta fermo il fatto, così come la comunicazione del Ministero, che la gestione continuerà a restare nelle mani della Regione Siciliana, che ha in atto un appalto, ma poi al limite dovrà fare una nuova gara con un'altra società, ed è chiaro che tratteremo con la Regione Siciliana a che venga assicurato il posto di lavoro agli attuali dipendenti che hanno sopperito in maniera, diciamo, puntuale nei momenti nei quali si sono create anche delle difficoltà. Da quello che siamo riusciti a capire, non si tratterà di un impianto invasivo, non ci sarà un grande ampliamento, si lavorerà sull'attuale cubatura in linea di massima, no? Sì, sicuramente non vi saranno ulteriori porzioni di spazi che verranno prese, resteranno le stesse e molto sarà un lavoro interrato. Per tale motivo riteniamo, ecco, che ci sia un rispetto anche di quelle che sono naturalmente le proporzioni di questo impianto di dissalazione. La cosa importante è che ci sarà una nuovissima tecnologia che consentirà certamente una produzione superiore rispetto al passato e direi anche di qualità. Nelle more dell'attivazione di questo nuovo impianto si va avanti comunque con i vecchi moduli, no? E direi proprio di sì. Speriamo che sia l'ultimo anno che questo avvenga e che dal prossimo anno chiaramente si possa avere appunto questo nuovo impianto che ci pone all'avanguardia quantomeno per quello che riguarda le isole minori di Sicilia e direi anche altre isole del territorio nazionale. Dissalazione ovviamente richiama alla mente canneto dentro uguale depuratore. Novità per quanto riguarda l'incontro con il commissario Pelaggi? L'unica conferma, il commissario Peraggi è stato fuori, mi ha confermato in una telefonata avvenuta ieri tra di noi, io lo incontrerò anche spero prima, chiaramente alla fine del mese, che non lascerà passare febbraio, per cui sarà qui a disposizione dei consiglieri comunali, degli amministratori, della gente, dei comitati, per poter chiarire ogni cosa e direi di più essere anche disponibile a valutare e verificare chiaramente se è possibile qualche modifica dell'attuale progetto. Quindi cade quella che è stata un po' una voce, che Pelaggi potrebbe arrivare a Lipari quando già è tutto approvato. Mi pare un discorso estremamente deciso, che
chi voglia sostenere un fatto di questo genere. Che lui stia portando avanti le iniziative, su questo non c'è dubbio, perché ha l'obbligo come commissario di farlo, ma che poi lui venga qui con i tecnici, perché così mi ha detto il commissario, e non recepisca tutto quello che naturalmente la comunità, altri professionisti potranno dirgli nei limiti del possibile, chiaramente credo che sarebbe una visita di ratifica e penso che non avrebbe bisogno di venire, se è una visita nella quale praticamente avremo modo di poter parlare, perché anche noi come amministrazione poi vorremmo vedere discorsi relativi ai costi, i più in generale, quindi di chi se ne farà carico, ed è un fatto estremamente importante e per tale motivo, anche per quello che riguarda le vasche, noi staremo molto attenti, vogliamo delle assicurazioni e delle certezze di fronte a un discorso di questo genere. Io credo che non possa venire solo per un discorso di ratifica, perlomeno me lo auguro. Approfondirò, perché è giusto la maniera tale come lei mi pone questo dubbio, io non lo respingo questo dubbio, però siccome immagino che le sue siano voci raccolte tra i cittadini o tra coloro che si occupano del problema, sarò in grado di potervi dare delle risposte più precise. Me ne dispiacerei se fosse in questi termini.